Ascoli è bianca. I suoi ponti, le chiese, i palazzi del potere, ma anche le semplici abitazioni sono segnati dal candore del travertino. Da 2000 anni, senza interruzioni, nonostante il sovrapporsi degli eventi e degli stili, il comune marchigiano costruisce attingendo a questa pietra locale. Ascoli Piceno è anche la città delle torri. Nel Medioevo pare se ne contassero 200. Oggi ne sono rimaste una sessantina, inglobate nei palazzi o trasformate in campanili. Con la sua aria pacata e signorile, Ascoli inganna chi non la conosce davvero, perché dietro la facciata di quieta provincia c'era un'indole ribelle. Sin dalle origini ha rivendicato più volte l'autonomia ed è stata per questo più volte punita. La sua storia è scandita da nomi imponenti. Niccolò IV, primo papa francescano, Sant'Emidio, carismatico predicatore arrivato dalla Germania, ma soprattutto da figure femminili incredibili per l'epoca. Le donne picene avevano una posizione sociale che non ha pari nell'età antica. Un filo rosso che arriva fino al 600 con Giovanna Garzoni, pittrice dalla mano raffinata e lo spirito libero. Nonostante più volte forti terremoti ne abbiano danneggiato le strutture e ferito l'anima, il centro storico di Ascoli è ancora oggi un incredibile museo di pietra. L'area di Ascoli Piceno sembra fosse popolata già in età paleolitica. Ma solo dal Neolitico le testimonianze accertano la presenza stabile da parte di popolazioni italiche, soprattutto sabine. In effetti pare ci sia stata una migrazione dei sabini verso questo territorio. È tradizione che in caso di un eccesso demografico i Sabini si fossero organizzati nel realizzare delle migrazioni controllate di giovani che venivano inviati in territori confinanti che si sapevano comunque accoglienti nei confronti di questi giovani. Questo gruppo di colonizzatori che partirono compiendo il rito della primavera sacra si spinse lungo un'arteria che è una delle principali arterie dell'Italia romana, ma addirittura pre-romana, che è la Via Salaria. Via Salaria era in pratica una sorta di via del sale, perché tutto il sale raccolto sulla costa adriatica viaggiava lungo la Via Salaria, passando per Ascoli Piceno fino a Roma e a Lazio, dove veniva consumato. La leggenda vuole che un picchio consacrato al dio Marte abbia guidato la marcia di queste tribù sabine verso l'Adriatico. Dalla parola picchio, picus, in latino, derivò il nome di questo nuovo popolo, Piceni, i Piceni, i quali furono appunto il popolo che si riconosceva in questo animale simbolico che evidentemente comparve, dando quindi un segnale di conferma celeste in questo luogo particolarmente propizio a un nuovo insediamento, e così sorse la città di Ascoli. Ascoli Piceno è un ottimo esempio di città che si è sviluppata grazie al suo rapporto con l'acqua, che è sempre un elemento fondamentale. Qui lo troviamo nella confluenza di due fiumi, il Castellano e il Tronto, ed è soprattutto da questo che deriva la sua importanza geografica. La colonia cresce fino a che i Piceni fanno di Ascoli la loro capitale.
La ricchezza e le peculiarità di questo popolo sono visibili nel Museo Archeologico Cittadino. I Piceni sono un popolo che ha alcune caratteristiche ben spiccate che li distinguono da altri popoli dell'Italia preromana. Ad esempio, il ruolo preminente delle donne, testimoniato dalla ricchezza dei loro corredi funebri. Le donne nel popolo piceno usavano indossare alcuni ornamenti che addirittura sembrano inconsueti per il sesso femminile, come il cinturone, un cinturone particolarmente vistoso di bronzo, quindi sembra quasi un pezzo di armatura, ma in realtà si tratta di un ornamento. Monili particolarmente carichi e vistosi, un grande dispendio del metallo. E questo sta ad attestare anche la ricchezza di questo popolo. Tra i reperti più rari che ci parlano della civiltà picena, la famosa stele di Castignano. Un monolite in cui vi è un'iscrizione secondo la tipologia scrittoria propria della civiltà picena, che prevedeva un allineamento delle lettere secondo un modello che appunto oggi gli specialisti definiscono bustrofedico, perché richiama il modo di arare dei buoi, nel senso che sono righe che vanno lette da destra verso sinistra e poi da sinistra verso destra. È uno dei reperti epigrafici più importanti che ci restano di quel periodo ed è uno dei motivi di grande interesse delle collezioni del Museo Archeologico di Ascoli Piceno. Chi dal primo secolo arrivava ad Ascoli da Roma percorrendo la via Salaria attraversava questa porta, chiamata Porta Gemina o, appunto, Porta Romana. Che le sorti di Roma e della città marchigiana prima o poi si sarebbero incrociate era inevitabile, data la collocazione di Ascoli lungo questa arteria. In una prima fase, Piceni e Romani si alleano contro un nemico comune, i Galli Senoni. Ben presto Roma si trasformò da alleata in rivale, addirittura manifestando propositi di colonizzazione dell'area su cui i Piceni avevano interessi, cioè l'area corrispondente alle attuali Romagna e Marche. Entrati in collisione, i Piceni scesero in guerra e ci vollero però ben 20.000 soldati da parte di Roma per avere ragione di questa ostinata resistenza che si incentrò proprio sulla città di Ascoli, che alla fine venne presa, dopo una dura campagna, nel 268 avanti Cristo. La città acquisisce però lo status di Civitas Federata, mantenendo così una relativa autonomia. Ma nel 91 avanti Cristo scoppia la guerra sociale. I popoli italici rivendicano la cittadinanza romana e la scintilla parte proprio da qui. La rivolta si scatenò proprio a partire da Ascoli e precisamente dal teatro di cui tuttora si vedono le fondamenta, dove furono trucidati i magistrati che rappresentavano la dominante Roma. E per domarla, Roma dovette mettere in campo qualcosa come 100.000 uomini. La rivolta ascolana fu piegata grazie alle competenze del grande generale Gneo Pompeo Strabone, il quale, dopo una lunghissima resistenza, prese questa città nell'89 avanti Cristo. Esiste una testimonianza archeologica di grande rilievo di questo scontro, che è dato dalle cosiddette ghiande missili, che sono tuttora conservate nel Museo Archeologico di Ascoli. Sono proiettili in bronzo che venivano utilizzati dai frombolieri, i quali scrivevano su questi proiettili talvolta alcune parole o alcune frasi, talora anche alcune ingiurie dirette al nemico,
servivano fra l'altro queste parole come contrassegno per recuperare poi sul campo i proiettili che venivano riciclati e dunque dovevano essere poi ripartiti fra i legittimi possessori. Dopo la vittoria dei Romani e il sacco della città, Ascoli rinasce. L'opulenza della Roma imperiale arriva fin qui, arricchendo il tessuto urbano e gli arredi delle case. Ne è un esempio il mosaico custodito nel Museo archeologico. Risalente al primo secolo d.C., questo decoro doveva far parte del pavimento di una domus. Al centro, un mascherone bifronte guarda lo spettatore. A prima vista si scorge il viso di un giovane, ma basta ruotare di 180 gradi lo sguardo perché il volto giovanile diventi quello di un anziano. I segni più evidenti di quel grandioso periodo non sono però nelle teche di un museo. Dal periodo romano ci restano alcuni monumenti importanti, come Porta Romana o Porta Gemina. Ci sono altri due lasciti fondamentali dell'antica Roma e si tratta di due ponti. Il primo è il Ponte di Solestà, che risale al primo secolo a.C. ed è un ottimo esempio dell'ingegneria e delle tecniche di costruzione dei Romani. Gli archeologi e gli storici si sono concentrati su questo ponte perché l'altro, il Ponte di Cecco, anch'esso risalente al primo secolo a.C., purtroppo è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruito in seguito. Alcuni edifici dell'Ascoli romana sono stati trasformati nel Medioevo e oggi ci offrono una suggestiva visione della stratificazione nel tempo di stili e funzioni. La chiesa di San Gregorio Magno è molto interessante perché ci ricorda la transizione in fondo dal mondo antico al mondo cristiano, perché originariamente doveva essere un tempio pagano, successivamente abbandonato, ma non distrutto, perché quando nel XIII secolo si decise di edificare la chiesa, si mantennero alcune strutture, tra cui due splendide colonne corinzie del pronao del tempio, originariamente dovevano essere quattro, e parte della parete esterna in opus reticolatum, la caratteristica struttura di muratura in uso fra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C. È in qualche modo commovente vedere la continuità dell'uso dei luoghi di culto che passano in fondo da una religione a un'altra, conservando spesso però gli stessi luoghi. La struttura romana è leggibile anche all'interno. La parete dietro l'altare è in opus latericium e la nicchia che accoglieva la statua della divinità pagana coincide con l'attuale abside. Proprio per la sua storia, la chiesa fu dedicata a Papa Gregorio I, che trasformò numerosi templi pagani in chiese cristiane. All'inizio del IV secolo d.C., la città viene cristianizzata da Sant'Emidio. Oggi le spoglie del primo vescovo ascolano sono raccolte nella cripta del Duomo che porta il suo nome. La figura di Sant'Emidio, il patrono di Ascoli, è una figura centrale nella storia della città. Nel IV secolo, Papa Marcello a Roma inviò Emidio, di origine germanica, nato a Treveri, ad evangelizzare il Piceno. E grazie alla sua
persuasione, grazie forse anche al suo aspetto fisico, perché appunto Sant'Emidio è sempre stato rappresentato come un giovane bello, aitante, biondo, atletico, non come i vecchi vescovi che siamo abituati a vedere nell'iconografia antica, ebbe appunto la capacità di attrarre moltissimi ascolani e di portarli ad abbandonare la religione pagana per abbracciare quella cristiana. Sant'Emidio infatti riuscì ad attrarre la figlia del console romano Polibio, Polesia si chiamava la ragazza, che appunto seguì Sant'Emidio, naturalmente rompendo con la famiglia del padre, e questo creò un fortissimo attrito da parte delle autorità romane nei confronti di Sant'Emidio, che infatti appunto venne condannato ad essere ucciso. A Sant'Emidio infatti venne recisa la testa. Sant'Emidio poi prese la sua testa, per questo appunto è un santo cefaloforo, e recando la sua testa in mano si avviò verso le catacombe. Quindi è possibile fare un interessantissimo percorso emidiano ad Ascoli, innanzitutto visitando la cattedrale, ma poi visitando il tempietto di Sant'Emidio Rosso, dove ancora nell'altare è inglobata la pietra sulla quale Sant'Emidio venne decapitato, e si dice che nei momenti di difficoltà per la città di Ascoli quella pietra torni a rosseggiare del sangue del santo martire. Poi lo straordinario tempietto di Sant'Emidio alle Grotte, realizzato nei primi anni del XVIII secolo dall'architetto Giuseppe Giosafatti, un architetto barocco che era stato a Roma, aveva frequentato Bernini, e quindi riesce a creare una struttura architettonica barocca di grande raffinatezza attaccata alla parete di ruvida pietra all'interno della quale si trovano le catacombe nelle quali Sant'Emidio con la propria testa in mano si recò. Nel 578 il longobardo Faroaldo conquista Ascoli e fonda nell'Italia centrale una Longobardia, il Ducato di Spoleto. Il Ducato Longobardo di Spoleto, e specialmente il suo caposaldo ascolano, conobbero una grande prosperità, come testimoniato dai corredi delle sepolture della necropoli che qui è stata ritrovata, conservati anche al Museo del Medioevo di Ascoli. In particolare si segnalano due sepolture, una sepoltura maschile, la sepoltura di un guerriero longobardo che è stato sepolto con le sue armi, con frange completate da terminali in oro che rappresentavano anche un segno distintivo della classe sociale del cavaliere. Lo stesso discorso vale appunto per una sepoltura femminile. Quindi, insomma, molto meno barbari di quanto solitamente li pensiamo. Il Ducato Longobardo di Spoleto viene abbattuto dai Franchi di Carlo Magno. Nascono le Marche, come noi li conosciamo, e soprattutto nasce la Marca di Fermo, che è la città da sempre antagonista di Ascoli. È un periodo di grande turbolenza. Questa situazione conosce un punto di svolta intorno alla metà dell'undicesimo secolo, con l'arrivo dei Normanni, che saranno i nuovi conquistatori del sud Italia, e volendo arrivare a stabilizzare questa dominazione, stipuleranno un patto con il Papa di Roma, stabilendo il confine fra le due dominazioni proprio sul fiume Tronto, quindi nei pressi di Ascoli. Ma in questo momento i papi non sono in grado di rendere effettiva
la loro dominazione su questa parte di Italia centrale. La relativa libertà della città di Ascoli consente lo sviluppo di una fiorente istituzione di autogoverno che poi diventa il comune cittadino. Sappiamo che nel 1185 Ascoli è un libero comune. In questa fase, in piazza Arringo, viene edificato il primo nucleo del Palazzo dell'Arengo. Ascoli nel Medioevo è un libero comune che si amministra attraverso i propri organi e il Palazzo dell'Arengo, appunto, il palazzo destinato alle riunioni dei cittadini, risale proprio nella sua struttura più antica al XIII secolo. Arengari, appunto broletti, sono tutti termini che stanno ad indicare luoghi destinati appunto al parlare al pubblico, informando il popolo degli aspetti politici, amministrativi o commerciali che caratterizzavano quel periodo storico. E la piazza dell'Arengo, quella sulla quale affaccia il palazzo, era la piazza dove avvenivano appunto le riunioni, dove anche i grandi predicatori predicavano al popolo. Ancora oggi è luogo d'incontro, luogo di scambi commerciali, non ha molto modificato quello che era il suo ruolo rispetto appunto al periodo medievale. Al XII secolo risale anche l'attuale struttura del Battistero di San Giovanni. All'interno si nota il perimetro di due vasche. Una più grande ne ingloba una seconda, più piccola. Questo perché nei primi secoli del cristianesimo il battesimo è amministrato solo agli adulti, che lo ricevono distesi. Successivamente i battezzandi sono bambini e quindi la dimensione delle vasche si riduce. Sempre in questo periodo la città si popola di una selva di torri gentilizie. Ascoli, secondo la tradizione, era una sorta di Manhattan del Medioevo. Nel caso di Ascoli erano torri gentilizie, torri realizzate dalle famiglie più in vista della città, che attraverso queste torri manifestavano il loro prestigio e la loro ricchezza. La Torre degli Ercolani è la più importante torre rimasta e si trova proprio accanto al Palazzetto Longobardo, che curiosamente non ha niente a che fare con i Longobardi. È solo il nome che fu dato a questo palazzo residenziale. Gli edifici di questo tipo sono caratterizzati dall'uso del travertino. È uno dei motivi per cui Ascoli Piceno era conosciuta come la città di travertino. Dal passato medievale di Ascoli ci parla anche il nome di molte vie del centro storico. Secondo i filologi, rua deriva dalla parola italiana ruga, in pratica una piega, una sorta di lunga linea sulla strada, un avvallamento causato da un uso frequente. E infatti questa parola viene usata per descrivere le strade strette della città medievale di Ascoli. Proprio come a Venezia, dove ad esempio troviamo le calle, vicoli strettissimi, di solito chiusi su entrambi i lati da edifici, o come a Genova e in molte altre città caratterizzate da un'urbanistica medievale. Una in particolare, la Rua delle Stelle, si trova poco fuori dalle mura cittadine. Diremmo anche dietro i merli, ovvero oltre le merlature che sormontano le mura di cinta. Questo
Con l'avvento al trono di Federico II di Svevia si apre per Ascoli un periodo piuttosto turbolento. Federico II di Svevia vorrebbe strappare una parte sostanziosa d'Italia centrale alla soggezione papale. Ascoli fa parte di questi obiettivi. La tradizione ci dice anche che molte di queste torri vennero, se non distrutte, abbassate quando Ascoli venne conquistata da Federico II, anche se oggi, diciamo, gli storici più attenti tendono, diciamo, a considerare questo più un racconto che ci viene dal passato che non una realtà. Ascoli venne assoggettato alla Casa di Svevia, la quale però rispettò l'autonomia comunale, concedendo privilegi alla città. La caratteristica principale di questa dominazione è che fu una dominazione di marca ghibellina e quindi Ascoli, sotto Federico II di Svevia, conobbe una fase di comune ghibellino. La potenza sveva in Italia crollò in maniera rovinosa nell'anno 1266 con l'arrivo di Carlo I d'Angiò, il quale restituì al Papa i territori contesi dell'Italia centrale, fra cui Ascoli. Questo non comportò affatto l'instaurazione di un dominio pontificio effettivo, semplicemente la città di Ascoli riconobbe l'alta soggezione del Papa e il Papa, in ossequio all'indirizzo guelfo di questa politica, promosse lo sviluppo di un comune di popolo. Alla fine del XIII secolo viene creata la figura del capitano del popolo ed eretto il palazzo che lo ospita. L'imponente palazzo dei capitani del popolo è costituito dall'accorpamento di tre edifici medievali risistemati nel Rinascimento da Cola della Matrice e Camillo Merli. Il capitano del popolo aveva un ruolo importantissimo nelle comunità del Medioevo perché doveva difendere in qualche modo i cittadini dagli abusi della giustizia e veniva scelto fra figure spesso non della città, anche forse in questo senso per garantirne l'equanimità. Camillo Merli realizzò anche uno splendido loggiato, appunto, in stile rinascimentale. Nella facciata fu collocata l'immagine di Paolo III Farnese, pare anche per ringraziarlo della sua efficacissima lotta ai banditi che in quel periodo minacciavano la città di Ascoli. Pochi anni dopo, alla mole del Palazzo dei Capitani si aggiunge la chiesa di San Francesco, che oggi, con le sue cupole e i campanili alti, chiude uno dei lati di Piazza del Popolo. L'edificio ricorda il passaggio del santo in città nel 1215. A questo proposito si racconta della venuta di Francesco d'Assisi ad Ascoli e del fatto che immediatamente 30 giovani delle famiglie più in vista della città seguirono i suoi ideali pauperistici. E questo spiega appunto il fatto che ad Ascoli precocemente siano stati realizzati degli insediamenti francescani. Non è un caso che sia ascolano anche il primo papa appartenente all'ordine francescano. Niccolò IV, al secolo Girolamo Masci da Ascoli, studiò evidentemente, come si usava all'epoca, presso la scuola della cattedrale di Ascoli e il debito di riconoscenza che maturò fu poi testimoniato a distanza di decenni dall'importantissima donazione del Piviale
di sciamito, un tessuto particolarmente prezioso, alla cattedrale di Ascoli e conservato appunto attualmente nel locale museo. Il piviale nei primi anni del Novecento venne trafugato dalla sagrestia della cattedrale di Ascoli, ma venne fortunatamente riconosciuto ad una esposizione al South Kensington Museum di Londra da una studiosa, Isabella Herrera, che l'aveva veduto qui ad Ascoli. Francescano era anche frate Accursio Bonfantini, l'inquisitore che contribuì a condannare a rogo per eresia un altro celebre ascolano, Francesco Stabili, detto Cecco d'Ascoli. A ricordarci questo notevole esponente della cultura medievale in città c'è il Ponte di Cecco, che pur essendo di età romana porta il suo nome. Secondo la leggenda, Cecco lo avrebbe costruito in una sola notte con l'aiuto del diavolo. La condanna come eretico gli valse infatti una fama sinistra. In realtà Cecco fu un grande intellettuale, considerato il contraltare materialista e naturalista di Dante. Cecco d'Ascoli fu fondamentalmente un medico con una grande vocazione per l'astrologia, il che però non stupisce, dato che la medicina dell'epoca prevedeva anche delle terapie che dovevano essere somministrate in armonia o in congiunzione con l'effetto degli astri sulla persona umana. Proprio in quanto dedito alla scienza astrologica, decise di comporre una grande opera che facesse da contraltare alla Divina Commedia, che evidentemente considerava una trattazione del mondo un po' troppo intrisa di fede cristiana e di provvidenzialismo. A questo proposito si racconta un aneddoto abbastanza esemplificativo. Si racconta appunto che Dante avesse ammaestrato un gatto a tenere tra le zampe una candela così che Dante potesse tranquillamente scrivere di notte. E questo naturalmente portava Dante a ritenere che la ragione e l'intelletto dell'uomo potesse in qualche modo controllare la ferinità del gatto. Cecco d'Ascoli va a trovare Dante portando in una gabbia alcuni topolini che vengono liberati, e appena i topi vengono liberati il gatto ovviamente lascia cadere la candela e insegue i topi. Questo probabilmente è un aneddoto, ma la dice lunga insomma sulla diversità di approccio filosofico tra questi due imponenti figure della cultura del tempo. Nei secoli finali del Medioevo e ancora per buona parte del Rinascimento, Ascoli conosce un destino piuttosto contrastato. Infatti, non vuole assolutamente sottomettersi all'autorità diretta della sede apostolica e preferisce eleggere un proprio signore. Diventa quindi una delle molte città dell'Italia dell'epoca che sono rette nella forma della signoria cittadina. Un punto di svolta da questo punto di vista è segnato dal pontificato di Giulio II della Rovere, che arriva a negoziare con gli ascolani una sottomissione quasi permanente. Tra il XIV e XV secolo, ad Ascoli si ricordano anche diverse donne guerriere. Tra loro Menichina Soderini, Elisabetta Trebbiani e Flavia Guiderocchi. Alcune gentildonne ascolane si erano distinte nel campo militare proprio perché i genitori avevano voluto che la loro educazione comprendesse anche quella militare, che in genere era riservata ai figli maschi.
queste gentildonne hanno sfidato gentiluomini, sconfiggendoli in occasione di giostre, di quintane, che venivano allora frequentemente organizzate per festeggiare l'arrivo di qualche uomo illustre. Per questo motivo, appunto, sono personaggi che da qualche anno sfilano nel corteo storico della Quintana, perché appunto nel passato anch'esse hanno disputato questo genere di competizioni che in genere erano riservate agli uomini. All'inizio del XVI secolo, per ordine di Giulio II, assume l'attuale configurazione architettonica Piazza del Popolo, il Salotto degli Ascolani. Mentre in Piazza Arringo viene rinnovata la facciata del Duomo di Sant'Emidio. Il Duomo di Sant'Emidio di Ascoli passa attraverso varie fasi di edificazione fino ad arrivare alla facciata dei primi del Cinquecento ad opera di Cola della Matrice. L'interno invece ha molti interventi ottocenteschi. Il pulpito all'interno è opera di Sacconi, l'architetto del Vittoriano dell'Altare della Patria. Le pitture sono invece di Cesare Mariani, un importante pittore romano dell'Ottocento, che aveva studiato con attenzione i mosaici di Ravenna e cerca quindi di restituire un'atmosfera molto colorata. Ma il vero capolavoro del Duomo è il polittico firmato da Carlo Crivelli. Carlo Crivelli è un pittore ancora oggi apprezzabilissimo, perché i suoi colori smaltati, l'eleganza delle sue anatomie e la ricchezza delle decorazioni lo rendono, insieme forse al ferrarese Cosmetura, forse l'artista più elegante del, diciamo, del tardo gotico settentrionale. Nemmeno la transazione raggiunta sotto Giulio II è definitiva. Gli Ascolani continueranno a tumultuare al punto che diversi papi sentiranno l'esigenza di rafforzare o addirittura di costruire di bel nuovo una serie di punti fortificati in cui tenere presidi armati con cui sottomettere gli Ascolani. Il Forte Malatesta è stato costruito nel XIII secolo, poi riedificato nel XIV secolo e di nuovo all'inizio del XVI secolo dal famoso architetto Antonio da San Gallo il Giovane, su ordine di Papa Paolo III Farnese, per la sua importanza strategica sulla Via Salaria. Il Forte Malatesta fu abbandonato e poi, nel XIX secolo, trasformato in un carcere, una funzione che ha assolto fino al 1978, come nel caso di molte altre torri, fortificazioni e castelli in tutto il paese. La sensibilità delle autorità locali riguardo al periodo medievale di Ascoli ha fatto sì che l'edificio sia stato riqualificato e trasformato in un museo del Medioevo. Nemmeno così il papato può stare sicuro della quiete degli Ascolani e di conseguenza nella seconda metà del XVI secolo nascerà così la Fortezza Pia che attualmente ancora si vede al limitare del centro storico della città di Ascoli.
La sagoma bianca di questa fortezza, costruita da Pio IV nel 1560, spunta oggi sulla sommità del Colle dell'Annunziata, il punto più alto di Ascoli. Da questa posizione si sorveglia l'intero abitato. Un presidio qui, seppure distrutto e ricostruito più volte, esiste da tempo immemore, forse già dall'epoca piceno-sabina. Nel 600 e 700, Ascoli vive una stagione artistica molto vivace. È in questo contesto che emerge la figura di Giovanna Garzoni. La Garzoni è, con Artemisia Gentileschi, della quale fu anche amica, una delle pochissime pittrici di successo in un ambiente, all'epoca, precluso alle donne. La maggior parte della produzione di Giovanna Garzoni è costituita, infatti, da fogli di pergamena, sui quali con infinita pazienza, usando pennelli con due o tre peli soltanto, la Garzoni ha riprodotto fiori, animali, creando delle nature morte di straordinaria bellezza, contese presso tutte le più importanti corti non solo italiane ma europee. Come ha potuto svolgersi in assoluta libertà e autonomia questa vita che la vede viaggiare attraverso l'Europa senza avere accanto un uomo? Perché Giovanna Garzoni aveva pianificato tutto. A 20 anni, a Venezia, aveva sposato un pittore abbastanza famoso, Tiberio Tinelli. Poi, dopo pochi mesi di matrimonio, aveva rivelato che in gioventù aveva contratto un voto in base al quale non si sarebbe maritata se fosse guarita, come in effetti era guarita, da una malattia. Quindi il matrimonio fu sciolto e grazie a questo Giovanna Garzoni poté muoversi nelle corti italiane e europee del tempo senza subire nessuna critica per l'eccessiva libertà di una donna che da sola si muoveva in un ambiente che ovviamente poteva destare qualche maldicenza o qualche pettegolezza. L'occupazione napoleonica provoca una rivolta che Ascoli paga cara. La città viene saccheggiata e quando nel 1808 Napoleone crea il Dipartimento del Tronto, sceglie come capoluogo Fermo, la sua storica rivale. Pochi anni dopo, viene restaurato il governo pontificio. È in questo periodo che nasce il Teatro Ventidio Basso. Nella città di Travertino troviamo uno splendido esempio della metà del XIX secolo. La meravigliosa facciata neoclassica del teatro dedicato a Ventidio Basso. Ad oggi ancora in uso ed uno dei principali centri culturali della città. La dedica a Publio Ventidio Basso rimanda ai tempi della guerra sociale tra Piceni e Romani. Ventidio Basso all'epoca era un giovanissimo ascolano che, dopo la sconfitta, venne portato a Roma come prigioniero e costretto a sfilare dietro al carro del vincitore. Ventidio Basso fece fortuna a Roma, inizialmente dedicandosi a traffici di livello piuttosto modesto. Sembra infatti che commerciasse bestiame, addirittura muli. Notato per l'appunto dai cesariani e soprattutto da Giulio Cesare e dai suoi seguaci, fu aggregato alla grande macchina militare di Roma. Salì i gradini della carriera militare fino a diventare generale e fu impiegato in un teatro nevralgico come l'Asia, al punto da affermarsi nella storia romana come l'unico generale che abbia mai sconfitto i parti. Lui, che era stato portato da ragazzo in trionfo in quanto legato a una popolazione sconfitta, ha appunto la sua rivalsa e celebra il suo trionfo a Roma. A lui venne dedicato il primo teatro di Ascoli e quando alla fine del Settecento si decise di smantellare il teatro in legno
il nuovo teatro ha conservato l'intitolazione a Ventidio Basso. Il Novecento ad Ascoli viene inaugurato con l'apertura in Piazza del Popolo del Caffè Meletti, uno dei caffè storici d'Italia, tutelato anche dal Ministero della Cultura. Dietro la sua facciata neoclassica tinteggiata in rosa antico, si nascondono soffitti affrescati, lampade in ottone, tavolini tondi e sedie tonnè. Meletti appunto immaginò di realizzare un ritrovo in linea con quelle che erano gli standard dei ritrovi delle città più all'avanguardia. Quindi acquistò l'edificio, oggi sede del Caffè Meletti, che era sede delle Poste, e poi ovviamente ne adattò l'interno alle esigenze di un locale di ritrovo, arredandolo appunto con mobili e decorazioni pittoriche che riflettono le caratteristiche dello stile Liberty allora imperante. Nel 1907 nacque il caffè Anisetta Meletti, che in poco tempo diventò il fulcro culturale della città, attirando pittori come Guttuso e perfino filosofi stranieri come Jean-Paul Sartre. Il caffè è ancora in attività ed è un centro di dibattito politico. È per questo che viene chiamato il Senato. Con Piazza del Popolo e Piazza Arringo, il Caffè Meletti riflette la vivacità, l'energia, il fermento della vita ascolana. Alcuni anni fa la Regione Marche, per promuovere il turismo, adottò uno slogan: tranquillamente Marche. Ecco, quel tranquillamente certamente non si adatta affatto ad Ascoli, perché la storia di Ascoli è una storia che mette in evidenza la grande combattività degli ascolani nei confronti dei romani, nei confronti di eventuali tiranni, nei confronti di pontefici troppo autoritari. Insomma, è una storia fatta da una popolazione di grande temperamento. C'è chi dice che il segreto della bellezza di Ascoli sia tutto nel travertino e nella capacità di questa pietra semplice di trattenere la luce, rendendo la città candida al mattino, dorata a mezzogiorno e fresca e azzurrina quando il sole cala.